Sono il giudice meno valido per giudicare Enzo Ferrari, perché prima di tutto lui mi ha conosciuto che era un ragazzino. Poi ci sono stati sempre dei rapporti. Mio padre è stato un uomo, Enzo Ferrari, anche da prima della guerra, con Bazzi, con Giberti, che sono gli uomini clou di quello che è stata la Ferrari. Quindi ho un concetto estremamente turbato da quelli che sono i rapporti. Quando lui mi chiamò io rimasi sorpreso, perché avevo avuto un problema per cui aveva mandato via i dirigenti della Ferrari, i più importanti, se ricordo bene. E lui mi chiamò, io pensavo che mi avesse chiamato per dirmi qualcosa di una macchina, e invece io arrivai là e mi disse: domani tu ti devi occupare del reparto corno. E io dico: come la trova lei? Pazzo, gli dico, io non ho esperienza, mi sembra 26 anni, ero laureato da poco. E lui fece però un accordo con me, disse: tu ti occupi delle cose che ti devi occupare, non ti vai a occupare di altro. E io dice: ma scherziamo, per l'amor di Dio, io ero solo un tecnico e io ti starò vicino. E devo dire che lui non è mai venuto meno a questa cosa, tant'è vero che mi ha seguito nei momenti belli, nei momenti cattivi, spesso anche difendendomi quando ero io in torto, ma perché lui capiva che se tu c'hai un capo e dimostri che ha sbagliato, questo capo perde tutto. E lui sapeva questo, mi sosteneva anche nei momenti difficili. Io quando detti le dimissioni, perché era la terza volta che davo le dimissioni, però andai da lui e dissi: comandatore, io devo andare via. Dice: non voglio stare qui a vederla morire. C'era Ghidella che era contrario, dice: no Ghidella, mi dispiace, ma io vado via. E infatti me ne andai, che andai alla Chrysler e poi a Lamborghini. Voglio dire, non mi sembrava giusto rimanere lì a vedere morire Enzo Ferrari. Io lo giudico nella sostanza delle cose. Devo dire che se non ci fosse stato Enzo Ferrari, non ci sarebbe stata la Ferrari. Io mi fermo lì, poi non dico altro. Quello che ha scelto positivamente per me è stato il fatto di fare la Ferrari, soprattutto quando ha deciso di fare vetture, in un paese piccolo. È perché così si è impossessato del paese e il paese è diventato parte della Ferrari, o viceversa, scelga lei, la Ferrari è un pezzo del paese. E infatti quando io arrivavo da Modena ero considerato uno straniero, mi dicevano: taci tu che vieni da Modena. Il miracolo Ferrari è dovuto principalmente a quello, alla capacità che ha avuto Enzo Ferrari nei momenti difficili di adeguare delle persone che erano vicine alla Ferrari ai lavori che dovevano fare e di capire quando è giunto il momento per cui lui non ce l'avrebbe più fatta con le sue forze economiche. Infatti la questione della forza, secondo me, Ferrari la fece nascere proprio per convincere la Fiat a muoversi. Io ho una convinzione forte che mentre lui stava decidendo con la Ford, Gianni Agnelli gli abbia detto: guardi di rompere perché poi arrivo io. E infatti ruppe, diciamo, nel 67 mi sembra, e nel 69 la Fiat fece il contratto con Ferrari stesso, perché Ferrari sapeva che non riusciva a continuare perché la fabbrica cresceva in un modo incredibile. Il nome andava in tutte le parti del mondo, aveva dato fastidio molto alla Ford e anche ad altri costruttori. E aveva bisogno di, come si può dire, di una base economica robusta. Magari lui forse l'avrebbe anche potuta rischiare, ma io stesso non l'avrei rischiata. Quindi lui aveva capito che il momento era giunto di avere e di fare parte di un complesso più, come si può dire, più connesso, più vicino all'auto in tanti modi. Io per esempio posso dirvi che dopo il contratto Fiat io avevo presso la Fiat le porte aperte, quindi mi potevo servire anche di persone che mi potevano consigliare nel migliore dei modi. Io conoscevo l'ingegner Giacosa, voi sapete chi è Giacosa. Giacosa è stato uno dei più grossi ingegneri dell'automobile in Italia, assieme a Iano.
Giacosa è quello che alla Fiat ha fatto la 127, la Punto, la 500, insomma, voglio dire. E quindi conoscere quelle persone lì per me è stato un motivo di prepararmi a tante cose. Poi aveva scelto un tipo di vita lui così, cioè non si muoveva da Maranello, erano gli altri che dovevano andare da lui. Quindi lui era come una forma stellare da cui tutti andavano. Io invece avevo studiato e mi ero dato da fare, tant'è che lo prendevo sempre in giro, dico, taccia che lei ha una laurea del cavolo, gli dicevo. Ma lui si rideva molto, dice, ma me io fatto meno fatica che te. Sa cosa vuol dire? Ma io ho fatto meno fatica di te, molta meno, dice. Lui era poi commendatore e io non gli ho mai voluto dire che io ero grande ufficiale, perché se no lì si sarebbe offeso. Io ero diventato grande ufficiale, che lui era diventato commendatore, ma non l'avevano mai fatto grande ufficiale. Io, siccome avevo fatto delle cose di altro tipo, di case, avevo progettato per altri, mi avevano fatto diventare grande ufficiale. Non gliel'ho mai detto, anche perché non mi interessava niente, poi non so neanche dove ho tutte le... quegli affari che servono. Sai, se grande ufficiale voleva dire prendere molti soldi, mi sarei fatto avanti subito, invece niente.